Radio 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 Radio. Due volte radio. Il salvalingua con Massimo Persotti. Eccolo l'alfiere del salvalingua, Massimo Persotti, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno Valeria. Buongiorno Max, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, il linguaggio del silenzio, è questo il tema del giorno? Eh sì Francesco, oggi noi che siamo un po' i fautori delle parole andiamo un po' in controtendenza, perché in realtà, lo sappiamo, siamo bombardati ogni giorno da parole, veniamo sommersi. Televisione, radio, web, giornali, cellulari, iPad, tutti gli strumenti che usiamo quotidianamente sono fonte di uno spesso rumoroso sottofondo di parole, il più delle volte anche inutile, a cui poi aggiungiamo il fatto che viviamo, gran parte di noi, in città, in contesti sociali rumorosi. Si parla troppo, ripeteva il premio Nobel José Saramago. E allora è possibile, di fronte al quadro, questa fotografia che abbiamo dato in pochi secondi, immaginare un linguaggio del silenzio, come ricordavi tu Francesco? E cosa vuol dire allora linguaggio del silenzio? Beh, sappiate che è stata fondata un'Accademia del Silenzio ad Anghiari, uno dei borghi più belli d'Europa, proprio con l'obiettivo di diffondere la cultura del silenzio, del rispetto dei luoghi, della ricerca, della meditazione interiore, insomma cercare di tornare a scoprire quei suoni, quei voci, la natura che forse un po' abbiamo dimenticato. Ne parliamo con uno degli ideatori, che è il professor Duccio Demetrio, docente di filosofia dell'educazione a Milano Bicocca. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a voi tutti. Buongiorno. Buongiorno. Beh, professore, parlare di linguaggio del silenzio in radio sembra un po' un paradosso, però ci spiega che cosa consiste il linguaggio del silenzio e questa iniziativa? Innanzitutto, a scanso di ogni equivoco, se noi parliamo di silenzio e vogliamo parlare di silenzio, impariamo anche forse a diventare più silenziosi, perché ci poniamo il problema, ci chiediamo cosa significa questa parola. Ed è quanto abbiamo iniziato a fare come Accademia del Silenzio. È impossibile sfuggire a questo paradosso. Se noi vogliamo entrare nel mondo del silenzio, dobbiamo avvicinarci ad esso con qualche parola, con parole filosofiche, con parole anche ispirate alla religiosità, perché sia in filosofia che nella religione, nelle religioni del mondo, il silenzio è un grande protagonista. Cioè abbiamo bisogno di pensare innanzitutto il silenzio, di pensare che il silenzio costituisce per ciascuno di noi un momento necessario per quella concentrazione interiore all'interno della quale noi tutti ci troviamo e ci imbattiamo nell'istante in cui non ne possiamo più talvolta delle parole eccessive, delle parole sovrabbondanti. E questa concentrazione che riusciamo a darci in alcuni rari momenti e interstizi della nostra quotidianità ci fanno comprendere che forse al silenzio dovrebbe essere dato quindi più spazio, più legittimazione, ma anche nei nostri momenti della vita professionale, quando siamo incalzati dalle voci, dalla necessità di intervenire tempestivamente. Il silenzio quindi vuol dire tante cose, vuol dire per esempio rallentare, vuol dire dedicarsi di più a se stessi, non pensando agli scopi quotidiani e consueti. Ecco che allora il silenzio diventa una metafora, un simbolo di una vita diversa che dovremmo tentare di conquistarci. Beh, quindi il silenzio come metafora più alta del valore del tacere, del recuperare questi spazi. Noi siamo, Francesco, Valeria, siamo effettivamente quotidianamente travolti nella nostra corsa al lavoro, alle necessità, alle esigenze quotidiane. Voi, professore, promuovete laboratori creativi, corsi, seminari, escursioni, una scuola estiva che ad agosto scorso ha visto 3 giorni di passeggiate, di meditazioni. Che cosa fate concretamente? Come riuscite a recuperare e a promuovere questo valore? Ma proponendo dei momenti dedicati a non soltanto parlare, seppur sommessamente, diversamente da quanto avviene di solito, ma dedicati a sperimentare questi momenti di silenzio. Io in modo particolare mi occupo di stabilire un rapporto tra il camminare,
la scrittura e il silenzio. Quindi il laboratorio che abbiamo organizzato quest'anno ad agosto e altri che ne organizzeremo anche nelle città, perché dobbiamo anche dire questo, è facile in fondo essere conquistati dal fascino del silenzio se camminiamo in un bosco o piuttosto sulla riva del mare, ben diverso è diventare dei paladini del silenzio nella nostra vita metropolitana. E certo, quindi come primo momento si tratta di staccare la spina rispetto alle nostre attività abituali e immergerci in percorsi, come facciamo, come abbiamo fatto, dedicati al camminare, al passeggiare lento, con delle soste periodiche, soste nelle quali le persone scrivono un diario in cammino, e godono dell'esperienza del silenzio, in fondo in modo molto semplice, molto umile, reimparando a guardarsi intorno, scrivendo qualcosa del proprio passato, della propria storia, per allenare e educare una interiorità che spesso ci va sfuggendo e che riempiamo spessissimo di iniziative per lo più funzionali a quello che vogliamo ottenere. E il silenzio invece va vissuto anche per ore senza parlarsi reciprocamente, nel piacere poi di riscoprire, invece ritornando al gruppo, alla comunità in cammino, di incontrarsi con delle parole più meditate e più pensate. Ecco, questa è un'esperienza, ma ne abbiamo altre, certo, indubbiamente dedicate. Prego. No, molto interessante. Francesco, Valeria, non so se avete delle curiosità e degli interessi da sollecitare. Sì, una di questo è: chi ha più attitudine al silenzio, gli uomini o le donne, professore? Le donne. Sembrerebbe paradossalmente. È incredibile. Le donne. Perché siamo più ricettive in generale. Lei pensi e voi pensate che la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che è nata nel 1998 e oggi conta centinaia e centinaia di persone che vengono a imparare l'arte dell'autobiografia e della scrittura, per il 90% è stata frequentata ed è frequentata da donne. E questo la dice lunga, perché esiste forse nel modo di essere femminile una parte che è sicuramente, diciamolo pure, talvolta faconda, ciarliera, ma esiste anche un'attitudine poi all'introspezione e anche nelle sue talvolta eccessive degenerazioni, no? Un'attività di grande ricerca dello scrivere di sé, della propria storia, che gli uomini sentono decisamente meno. Benissimo, sfuggono. Allora, professore, noi la ringraziamo. Grazie mille. Grazie a voi. Questo intervento, mi raccomando. E cercate sul sito Accademia del Silenzio e troverete le nostre. Lo diamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici: www.lua.it per avere altre informazioni su Accademia del Silenzio. Professore, grazie per essere stato con buona noi. Buona giornata. Grazie. A voi. Radio. Due volte radio.